Questa è l'ultima lista, è partita sofferta, ma vittoria meritatissima, mai come stavolta. Abbiamo fatto nel secondo tempo soprattutto, perché nel primo tempo sotto il profilo dell'aggressione non abbiamo fatto benissimo, abbiamo fatto fatica a scalare le posizioni, anche un po' di paura, anche un po' di tensione. Questo chiaramente è figlio dei risultati precedenti, poi siamo rimessi a posto alla fine del primo tempo e abbiamo alzato ancora i ritmi. Le partite sono tutte sofferte, perché è normale che sia così. Magari se l'avessimo sbloccata prima sarebbe stata un'altra partita. Pronti via abbiamo avuto due o tre situazioni importanti, però andiamo avanti, prendiamo atto che comunque abbiamo vinto con merito, perché questo è importante. Soddisfatto del ruolo di Galano? Scusi, soddisfatto? Soddisfatto del ruolo di Galano e dell'interpretazione? Galano ha fatto una buona partita, era praticamente alla terza, quarta presenza, un giocatore che chiunque gioca dopo 11-12 giornate di campionato inizialmente può fare bene, lui c'ha le qualità, poi un pochino è calato, ma è normale, normalissimo, è una buona base di partenza. Io non c'ho nulla contro nessuno, lo ripeto ancora una volta. Adesso lui è tornato a essere un giocatore più disponibile, e quindi più disponibile verso l'obiettivo, poi le qualità di Galano le conosciamo. Sono contento, certo che sono contento di quello che ha fatto. Mister, tra le note positive di oggi, per la prima volta in stagione avete chiuso senza prendere gol, anche un dato significativo, questo importante anche a livello morale per la difesa. Qualche errore l'abbiamo commesso lo stesso, perché nel secondo tempo è uscito Di Gennaro in una situazione in cui non doveva uscire, non abbiamo letto una traiettoria anche facile da leggere, però è una buona base di partenza, resettiamo e andiamo avanti. Perché dobbiamo crescere, perché dobbiamo dare continuità alle prestazioni. Oggi c'era un po' di tensione, per cui inizialmente l'impatto è stato buono, poi un po' abbiamo sofferto, fra virgolette, sofferto il loro palleggio, perché non abbiamo scalato bene le posizioni e perché obiettivamente ci aspettavamo anche che giocassero una partita diversa. Loro spesso giocano palle lunghe con Emerson e cercano di giocare sulla seconda palla, invece un po' ci hanno sorpreso palleggiando. Abbiamo fatto fatica inizialmente, io ho fatto fatica dalla panchina a far capire alcune cose che i ragazzi conoscono, però poi finalmente le abbiamo fatte, abbiamo alzato i ritmi della gara, impedendo soprattutto a loro di giocare e di fraseggiare. È stata questa la chiave di volta, quindi impedisci a loro di fraseggiare e alzi i ritmi sotto il profilo dell'intensità e della continuità del gioco d'attacco. Faccio un'altra domanda, poi lascio il collega. Scusa, nelle ultime settimane, non so se è d'accordo con me, la squadra subisce meno in difesa, però riesce a proporre un po' meno in attacco. No, ma lei me l'ha detto già l'altra volta, no? Anche oggi abbiamo avuto situazioni in cui 4 contro 2, 3-4 volte, ci ha presente un 4 contro 2, campo aperto, la palla deve filtrare, se non passa. Ho capito, ma le conclusioni un po', ma quelle sono occasioni da rete. Se non riusciamo a fare filtrare la palla in un 4 contro 2 o in un 3 contro 2, 3 noi o 4 noi e 2 di loro, va un avversario sulla palla, non riusciamo a farla filtrare, saremo stati davanti al portiere, è chiaro che neanche concludiamo, però non è così, abbiamo costruito pure oggi. Perone, mister, io su questo volevo centrare. Costruzione sì, però ecco, queste difficoltà di davanti. Hai in mente, diciamo, qualche motivazione? Cioè, che tipo di difficoltà, scusi? Difficoltà di andare alla conclusione lineare dopo aver... Ma abbiamo concluso, abbiamo creato, abbiamo costruito, abbiamo creato anche su palle inattive, abbiamo avuto tanti calci d'angolo, non è che non abbiamo concluso, poi calci non è difficile. Io infatti sono d'accordo che ha creato molto, però ecco, l'uomo messo in condizione di calciare... Qualche volta abbiamo esagerato dentro l'area a non tirare in porta, non trovando il momento, l'attimo fuggente, questo è vero, certo che sì, però siamo stati tantissime volte in area di rigore loro, questo è vero, certo che è vero. Questo volevo capire. Certo. Al di là dell'ottimo rientro di Budi che ha fatto una grande partita, quanto è importante questo gol a livello psicologico? Perché se questa partita poteva terminare con un pari, ingiustamente un pari, però poteva c'era un po' di tensione, io l'ho detto prima, è normale. Ma che è importante questo gol?
per sbloccare. Ma è importante dando seguito, è già passato, ne prendiamo atto e dobbiamo essere perseveranti, continuare a giocare a calcio come si deve, ripeto, nel primo tempo non siamo stati bravissimi sotto il profilo dell'aggressione sul loro palleggio, poi abbiamo invece totalmente, radicalmente cambiato, hanno dato anche un grande contributo, invece quelli che sono entrati, Clemenza, Rauti e Zappella, hanno dato veramente un grande contributo. Subito di Zappella, con Zappella costruisce la squadra, è sembrata un po' più sciolta, più liberata, è un fatto psicologico, competti magari anche più autonomia da leader. Ma no, ma sa cos'è? La prima che si è un po' il freno a mano. Giocando un po' di paure inizialmente, è vero. I difensori lo tenevano bassi, poi io continuamente a suggerirlo dalla panchina che doveva andare ad aggredire in avanti, perché tanto avevamo sempre un 4 contro 2 dietro, abbiamo migliorato queste cose, ma poi con l'ingresso di Zappella due centrocampisti toccano più palloni in mezzo al campo di tre, perché tre sono più vicini, il gioco viene distribuito fra i tre. Pompetti è un giocatore che ha qualità, più palloni tocca meglio è, poi dovrà imparare anche a essere un po' più baluardo sotto il profilo difensivo, ogni tanto va a vuoto sotto l'aspetto difensivo, pur avendo la struttura fisica per fare contrasti e per impattare o per chiudere traiettorie, ogni tanto va a vuoto perché comunque è un ragazzo giovane che è al primo vero campionato importante e che sta facendo molto bene, ma che può fare ancora meglio. Credo un qualcosa alla spalla, una contusione, non so esattamente, adesso vedremo, valuteremo. È stata non ve lo so dire, in questo momento non ve lo so dire perché adesso stabiliranno i medici. Mister, è presto per una partita sera, però voglio dire, questa difesa a 4 che ha funzionato, non problema come quantità nel tempo. Ma non lo so, ma ha funzionato anche quella a 3, oppure il centrocampo a 2. Non lo so, cioè, io credo che oggi complessivamente abbiamo fatto meglio alcune cose su cui loro sono un po' più abituati. Quindi con l'ingresso di Zappella la partita è cambiata decisamente, anche perché il loro 4-3-1-2 sugli esterni potevamo imperversare e non sempre lo facevamo con i tempi giusti. Quindi questa squadra può fare tante cose, ma credetemi, non vinceremo, perderemo le partite perché ci metteremo a 3 o a 4 dietro. Questa è una squadra che se si rasserena e è un gruppo anche giovane che può crescere, può fare molto bene. Questa è una squadra, adesso resettiamo quello che è stato, prendiamo soltanto atto che la partita l'abbiamo vinta con me, andiamo avanti. Mister, l'ultimo anno devo chiedere se per Teramo, per la Coppa intende fare un po' di giocheranno quelli più freschi, ma noi andiamo per passare il turno secco, non è che andiamo a farci una gita, cioè da domani già la prepareremo, ma perché è così, gli impegni, ma poi è un torneo importante, giocheranno chiaramente quelli più freschi, ci mancherebbe altro.